Anteprima del nostro telegiornale, ben ritrovati. Come sempre, vediamo insieme alcuni degli argomenti di cui ci occuperemo in questa edizione. Partiremo con la cronaca. Caivano, le fiamme hanno avvolto questa mattina l'impianto di riciclaggio di plastica e carta. In questa struttura conferiscono questa tipologia di rifiuti anche i comuni di Laccoameno e di Forio. Per quanto riguarda la vertenza della carenza di lenzuola all'ospedale Rizzoli di Laccoameno, il direttore dell'ASL Napoli 2 Nord D'Amore invierà gli ispettori per fare chiarezza su quanto accaduto e sull'argomento interviene anche il CUDAS, il Comitato di Utenti per il Diritto alla Salute dell'Isola d'Ischia. Due sindaci nell'ANCIM, l'Assemblea Nazionale dei Comuni per le Isole Minori. Un'occasione per l'Isola d'Ischia, commenta uno dei due, il sindaco di Laccoameno, Giacomo Pascale. Ci sposteremo poi a Procida, la politica, la vicenda della nascita del nuovo gruppo consiliare che si è distaccato dalla Procida, che vorrei, ma comunque fa ancora parte della maggioranza. Interviene il dirigente del PD, Sebastiano Cutrera. Di questo ed altro ancora ci occuperemo, come sempre, tra pochissimo, dopo la pubblicità. La ditta La Raspata porta nel tuo locale ghiaccio purificato ad uso alimentare. Sciogli ogni dubbio sul ghiaccio che bevi. Scegli un prodotto microbiologicamente puro, in odore e in sapore. Ghiaccio secco a pellets, cubetti troncotronici, ghiaccio a blocco per ristoranti e bar, ma anche per bar che campeggi, party e catering. Per un brivido di piacere, se cerchi la qualità purificata, sotto sotto troverai la professionalità firmata La Raspata. La Raspata, gli uomini del freddo, sempre al tuo fianco. Clicca sul nuovo sito www.laraspata.it. Vai, Renato! Albergo Carlo Magno sull'isola d'Ischia. Un posto da sogno. Un panorama mozzafiato. Il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 stelle. Tutti i comfort. 4 piscine, palestra, camere e residence con arredamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di Laccoameno. Con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno. Per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'Hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccaccia. Cucina tipica ischitana e piatti mediterranei. Pesce sempre freschissimo. Per i tuoi momenti più belli, per una serata speciale, per cerimonie e matrimoni. Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia. Emozioni uniche tra il cielo e il mare. L'ICOM organizza Borgo in Festa per esaltare il borgo di Ischia Ponte, un'iniziativa voluta da commercianti ed albergatori per allietare isolani e turisti. Cultura, tradizione, musica dal vivo, gastronomia e shopping. Ogni venerdì dalle 20 alle 24 fino al 30 settembre. Borgo in Festa, street artist and food. Ad Ischia Ponte, il fascino di un'atmosfera unica. Le Terme di Ischia, il benessere globale, in una struttura completamente rinnovata. Acque termali, terapie innovative, strutture all'avanguardia ti aspettano per restituire energia e benessere al tuo corpo. Reparto fango e balneterapia, zona benessere con sauna, bagno turco e le stanze del sale. Reparto beauty, reparto di fisioterapia. Le Terme di Ischia sono aperte tutti i giorni, dalle 7 alle 22. Cure termali convenzionate, per il corpo, per il benessere globale. Le Terme di Ischia, per vivere meglio. EcoArt, il tuo nuovo punto di riferimento per tendostrutture e tende. EcoArt realizza la tendostruttura per ampliare il tuo esercizio commerciale. Lavori anche fuori squadro e con campata senza pilastro centrale. Ampia scelta di tende per giardini e spazi aperti. EcoArt è concessionaria delle principali aziende del settore. EcoArt mette a tua disposizione un'equipe di artigiani per adeguare le strutture alle tue esigenze. EcoArt, artigiani per l'ambiente, è un marchio Ecoferro. Per il tuo esercizio commerciale, per il tuo giardino, rivolgiti a EcoArt. Mille soluzioni per offrirti solo la soluzione migliore.
scopriamo Cava dell'Isola. Il fascino di una spiaggia unica. L'atmosfera romantica di un ristorante sul mare. Ristorante Cava dell'Isola. Nuova gestione. Un posto rinnovato con gusto ed eleganza. Cucina mediterranea con sapori e profumi tipici dell'isola d'Ischia. Il pesce, i crostacei, piatti della tradizione isolana. La magia del nostro chef per esaltare ogni pietanza. E la pizza. Un classico che resta protagonista. Per serate romantiche, per momenti speciali, il tramonto del sole, il fascino di una spiaggia selvaggia. Ristorante Cava dell'Isola. Segui il sole, l'atmosfera unica, ad un passo dal mare. Caivano brucia l'impianto di riciclaggio plastica e carta. La colonna di fumo raggiunge un'altezza di 100 metri. Nella struttura conferiscono i comuni isolani di Forio e L'Acquamino. Questa mattina problemi allo Stir di Giuliano. Carenza di lenzuola a Rizzoli, D'Amore invia gli ispettori. Scatta l'indagine al nosocomio di L'Acquamino. Il direttore dell'ASL Napoli 2 Nord: saremo inflessibili con i responsabili dell'accaduto. Due sindaci nell'Ancim, un'occasione per Ischia, il commento del sindaco Giacomo Pascale dopo l'elezione nel direttivo dell'Associazione Nazionale Comuni Isole Minori. Francesco Del Deo è stato eletto vicepresidente. Procida, Sebastiano Cultrera, scollamento nella maggioranza. L'esponente isolano del PD ai nostri microfoni commenta la nascita del gruppo autonomo in consiglio Insieme in Movimento. E dopo il telegiornale continua la storia della festa di Sant'Anna. Vedremo l'edizione del 2017. Benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Tele Ischia. Andiamo quindi a Caivano, dove un incendio si è sviluppato intorno alle 13 in un sito di stoccaggio rifiuti del gruppo Di Gennaro, nella zona industriale di Pascarola, ai confini con Marcianise. Nell'impianto convenzionato con il consorzio Comieco vengono raccolti rifiuti in plastica, vetro e cartone. Nella struttura conferiscono queste tipologie di rifiuti anche i comuni isolani di Forio e di L'Acquamino. Le fiamme fronteggiate dai vigili del fuoco hanno avvolto le balle di carta e plastica stoccate nel piazzale. La colonna di fumo nero, la vedete, ha raggiunto un'altezza di oltre 100 metri, visibile da decine di chilometri di distanza. Gli abitanti della zona sono stati costretti a barricarsi nelle proprie abitazioni. È una bomba ecologica, ha commentato il sindaco di Marcianise, Antonello Velarti. E sull'incendio all'impianto di stoccaggio rifiuti di Caivano intervengono anche i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Vincenzo Viglione e Tommaso Malerba. È più che mai urgente, sottolineano, aggiornare il sistema delle autorizzazioni che vengono rilasciate a queste società, fissando paletti rigidi in ordine ai quantitativi di materiale da lavorare in impianti come quello di Caivano, così da conoscere la reale quantità di rifiuto depositato. Fissarne limiti precisi, infatti, può evitare che un eccessivo accumulo di materiale da smaltire finisce per occupare anche le aree non autorizzate, generando, come spesso accade, enormi difficoltà di intervento in caso di emergenze come quella dell'incendio. Nello stesso tempo, dicono i due esponenti del Movimento 5 Stelle, bisogna operare su un sistema di prevenzione più efficace di quello attuale. Ancora emergenza rifiuti, ore difficili allo Stir di Giuliano. Gli autocompattatori delle isole di Ischia e Procida in fila dalla scorsa notte non sono riusciti a scaricare. Non si conosce il motivo dell'ennesima battuta d'arresto dell'attività di trattamento dei rifiuti solidi urbani presso lo Stir di Giuliano. In ogni caso gli autocompattatori incolonnati da ore non è permesso di scaricare. Allo stesso tempo si trova in fase di stallo il carico di tritovagliato sui bilichi da trasferire ad Acerra. Ad essere doppiamente penalizzati, tuttavia, sono i comuni delle isole di Ischia e Procida, in quanto all'estenuante attesa notturna a cui sono stati costretti gli operatori della LNU, si aggiunge anche un aggravio dei costi per il rientro sulle isole. Dopo le 9, infatti, gli automezzi sul molo di Pozzuoli possono incorrere in gravi sanzioni. Proprio per questo sono quelli che dovrebbero avere la priorità nella attività di scarico dei rifiuti agli appositi impianti. Il comune di Pietramelare, in provincia di Caserta, ha sciolto il contratto con la società Balga SRL, l'azienda di gestione dei rifiuti con sede ad Ischia. Il contratto, secondo quanto riferisce la testata online Paese News, è stato sciolto tra le parti lo scorso 23 luglio al termine di una riunione alla quale hanno preso parte l'impresa, i tecnici ed il sindaco di Pietramelare, Pasquale Di Fruscio.
Quindi dal 31 luglio la Balga non gestirà più il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nel comune casertano. La decisione, sempre secondo quanto riferito da Paese News, sarebbe stata presa dopo che l'amministrazione comunale aveva intrapreso da diversi mesi azioni con una serie di contestazioni mosse sull'operato della società, contestazioni che poi avrebbero generato l'applicazione di penali economiche a danno della stessa ditta. Sull'argomento è intervenuto il sindacato azzurro aderente a FILP, il Fronte Italiano per il Lavoro e la Partecipazione. Da mesi, scrive la sigla sindacale dei lavoratori del settore, denunciavamo le criticità che attanagliano il servizio e le enormi difficoltà in cui erano costretti a lavorare i lavoratori per mancanza di una seria organizzazione operativa. Gli stessi operavano nella completa assenza di un'adeguata sicurezza sui luoghi di lavoro e con automezzi fatiscenti e di numero inferiore a quelli previsti dagli atti di affidamento della gara. Scatta l'indagine all'ospedale Rizzoli sulla mancanza di lenzuola e biancheria presso il nosocomio Lacchese. La direzione dell'ASL Napoli 2 Nord ha incaricato il proprio servizio ispettivo di effettuare un'indagine per verificare i fatti e individuare le responsabilità circa l'accaduto. Lo rende noto la stessa azienda sanitaria in un comunicato. Sono desolato per quanto successo e mi scuso per il disagio arrecato al paziente, commenta il direttore generale dell'ASL Antonio D'Amore. Saremo inflessibili nell'individuare i responsabili di quanto accaduto. Ci stiamo impegnando in modo totale per migliorare la sanità, superando ogni giorno mille difficoltà. Un episodio del genere ci fa tornare indietro di anni. Non possiamo tollerarlo. L'ospedale di Ischia, continua la nota dell'ASL, è al centro di importanti iniziative di riorganizzazione volte a potenziare la dotazione di personale e a selezionare i dirigenti che dovranno ricoprire le posizioni attualmente vacanti. E sulla carenza di lenzuola segnalata all'ospedale Rizzoli e sulla presa di posizione della direzione dell'ASL interviene il CUDAS, il Comitato per il Diritto alla Salute dell'Isola. Accogliamo con viva soddisfazione, scrivono dal CUDAS, il comunicato diramato dalla direzione generale dell'ASL con cui si annuncia una inchiesta interna. Il problema della carenza di lenzuola non è affatto nuovo né contingente. Ci risulta infatti, dicono dal CUDAS, che la carenza si era già manifestata fin dallo scorso inverno. Basterebbe verificare ogni giorno se i pezzi consegnati corrispondono a quelli previsti dal capitolato d'appalto. Fortunatamente ora si farà piena luce sulla situazione. Si auspica con la massima chiarezza e trasparenza, evitando sterili rimpalli di responsabilità e comodi scaricabarile. Forse ci sono buone prospettive per la FIDAS di riprendere le donazioni di sangue dopo lo stop di oltre un anno imposto nel 2017 da una legge che richiedeva la certificazione sia della struttura che degli operatori che effettuavano la raccolta. La scorsa settimana è giunto sull'isola il responsabile del centro donazioni di sangue del Cardarelli, che ha valutato la idoneità del centro di San Giovan Giuseppe con esito positivo. Quindi a fine anno potrebbero riprendere le attività presso quei locali e per fine anno l'equipe del Cardarelli dovrebbe venire periodicamente sull'isola e quindi si potranno riprendere le donazioni di sangue come un tempo. Vediamoci adesso il servizio con l'intervista a Luigi Trani, che è presidente della FIDAS dell'Isola d'Ischia. È sempre alta sull'isola di Ischia, soprattutto in estate. Vogliamo vedere qual è la situazione per quanto riguarda proprio le donazioni e quindi diciamo in qualche maniera rimpinguare quelle che sono le sacche della regione. Ne parliamo con Luigi Trani. Allora, quali sono le novità? Allora, la scorsa settimana è arrivato ad Ischia il responsabile del centro delle donazioni di sangue del Cardarelli, il quale tra l'altro è anche un valutatore. Cioè, in Italia esistono poche persone che vanno in giro a valutare i locali e l'idoneità dei locali per le donazioni. E appunto perché c'è questa grossa necessità, è il loro obiettivo quello di ripristinare il presidio San Giovan Giuseppe per la raccolta di sangue. Quindi ha valutato la possibilità di riprendere l'attività presso quei locali e sono risultati idonei per questo tipo di attività e si prevede che per fine anno un'equipe del Cardarelli verrà, secondo un calendario che stabiliremo verrà ad Ischia per riprendere le donazioni che facevamo prima. Intanto qual è la situazione attualmente, al di là diciamo della possibilità di donare? Attualmente noi siamo sospesi da questo tipo di attività dall'aprile del 2017 e quindi abbiamo superato l'anno, ci abbiamo verso l'anno e mezzo di questa cosa. C'è da dire che noi davamo circa 900 sacche all'anno ed eravamo in un trend di crescita che ci avrebbe portato presumibilmente anche oltre le 1000.
E poi noi eravamo chiamati dal Cardarelli quando esistevano necessità di particolari gruppi di sangue. Quando la carenza riguardava particolari gruppi di sangue, noi ci attivavamo affinché potevamo raccogliere, affinché raccoglievamo solo quel tipo di sangue e non altri tipi di sangue. Quindi erano proprio donazioni mirate sulle necessità. Quindi la nostra mancanza in questo periodo si è sentita ancora di più che per altre situazioni, che per altri associazioni. Cambiamo argomento, scuole ischitane verso il restyling. Con 5 delibere di giunta, l'amministrazione comunale di Ischia progetta un maxi intervento per gli edifici scolastici del territorio pari ad una spesa totale di quasi 12 milioni di euro. Il comune ha candidato interventi nel piano triennale di edilizia scolastica della regione Campania. Nelle scuole interessate sono la scuola Media Scotti e i plessi Buonocore, Rodari e Marconi. Vediamo il servizio. Scuole ischitane verso il restyling. Con 5 delibere di giunta, l'amministrazione comunale di Ischia progetta un maxi intervento per gli edifici scolastici del territorio pari a una spesa totale di quasi 12 milioni di euro. Il comune ha candidato gli interventi nel piano triennale di edilizia scolastica della regione Campania 2018-2020. Le scuole interessate sono la scuola Media Scotti e i plessi Buonocore, Rodari e Marconi. La cifra più consistente, circa 7 milioni di euro, è prevista per i lavori alla scuola Media Scotti. Ne parla la delibera 76, nella quale si specifica che i lavori riguardano la sostituzione edilizia, l'efficientamento energetico, la sistemazione degli spazi esterni e il miglioramento estetico della scuola. Un altro importante intervento è previsto per il plesso Rodari, con 2 delibere, la 73 e la 74. La prima riguarda interventi di riqualificazione ambientale, recupero dei manufatti fatiscenti e ampliamento del plesso scolastico con la ricostruzione delle aule esistenti. Il costo di questo intervento è di quasi 2 milioni e mezzo di euro. La seconda delibera sul plesso Rodari riguarda invece la realizzazione di una nuova palestra che costerà 1 milione e 112 mila euro. La delibera 72 interessa i lavori di ampliamento e ristrutturazione del plesso scolastico di Cartaromana Onofrio Buonocore per 722.567 euro. E infine la delibera 75, che riguarda i lavori di adeguamento sismico e ristrutturazione edilizia del plesso Marconi per un importo di oltre 480.000 euro. Il sindaco della città metropolitana di Napoli, Luigi De Magistris, ha approvato oggi i progetti per i lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza sulle strade di proprietà o in gestione dell'ente di Piazza Matteotti. La spesa complessiva prevista è di 2 milioni e 883 mila euro. Sulle strade dell'isola d'Ischia saranno effettuati interventi per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione con la ripavimentazione, l'installazione e il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale, l'installazione di barriere, la manutenzione dell'illuminazione e dei sistemi di sicurezza, la pulizia dei sistemi di smaltimento delle acque piovane, lo sfalcio della vegetazione, la bonifica della sede stradale da rifiuti solidi urbani e non e la rimozione della cartellonistica pubblicitaria abusiva. Sarà anche garantito un servizio di pronto intervento H24 per 365 giorni l'anno. L'assessore al lavoro e alle risorse umane della Regione Campania, Sonia Palmeri, questa mattina ha fatto visita al nuovo centro per l'impiego di Ischia nei locali del centro polifunzionale. L'assessore era accompagnata dagli ingegneri della Direzione Generale Demani e Patrimonio della Regione e dal responsabile ANPAL Michele Raccuglia, oltre che dal sindaco di Ischia Enzo Ferrandino e dal consigliere comunale Giovanni Sorrentino. Stiamo lavorando sodo per cercare di aprire nuovamente il centro per l'impiego dell'isola ed assicurare servizi a cittadini, studenti, imprenditori e professionisti, ha commentato l'assessore Palmeri dal suo profilo Facebook. Ci siamo anche recati presso la struttura precedente a Casamicciola, di proprietà della città metropolitana di Napoli, danneggiata dal sisma del 21 agosto e lasciata chiusa. Il personale del centro per l'impiego si reca tutte le mattine a Pozzuoli per svolgere il loro servizio quotidiano. Il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, ha messo a disposizione una bella struttura di Ischia Porto che stiamo predisponendo tra allacci, pulizie ed accessibilità per poter riaprire il prima possibile. Si lavora senza tregua. Si sono svolte a Roma le elezioni dei nuovi vertici dell'ANCIM, l'Associazione Nazionale dei Comuni delle Isole Minori, con un ottimo risultato per l'isola d'Ischia. Il sindaco di Forio, Francesco Del Deo, è stato eletto vicepresidente. Con lui nel consiglio direttivo siederà il sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale. Per l'occasione ascoltiamoci proprio Pascale.
Novità per quanto riguarda i quadri dell'ANCIM, il sindaco Giacomo Pascale, il sindaco di Laccamillo Giacomo Pascale entra a far parte appunto dell'ANCIM, in quale ruolo? Beh, io sono onorato di aver avuto il ruolo di componente il direttivo in Campania, quindi ringrazio gli altri sindaci delle isole minori nostre, Capri, Anacapri, Procida e i 5 comuni dell'isola d'Ischia che mi hanno assegnato questo ruolo. E arriva il comune di Laccamillo, tra virgolette, in questo direttivo dopo Tuta Irace. E in passato noi abbiamo avuto solo Tuta nel direttivo. E l'ANCIM è importante perché è l'associazione, diciamo, che bene può interloquire con i ministeri competenti per ottenere quei provvedimenti di cui le isole hanno bisogno, a partire dalla sanità, dai trasporti, nel nostro caso del Tribunale di Ischia, che si parla sempre di chiusura o di proroga. E praticamente svolgerò il ruolo mettendoci l'impegno necessario, spero che i risultati poi possano, diciamo, almeno soddisfare in gran parte chi mi ha accordato fiducia. Ecco, c'è anche un altro sindaco dell'isola che fa parte dell'ANCIM, giusto? Sì, c'è il sindaco di Forio Francesco Del Deo, che anche lui come me è stato votato anche dalle altre autorità delle isole minori d'Italia. Lui assume il ruolo di vicepresidente, è una carica, come ripeto, è una carica importante. Io spero con Francesco Del Deo di poter insieme portare in sede ANCIM le voci, la voce e le esigenze e i bisogni della nostra isola di Ischia, ma soprattutto di tutte le isole minori che sostanzialmente vivono gli stessi disagi. A Forio la spiaggia libera della Chiaia viene occupata su prenotazione e il lido diventa impraticabile per chi vuole usufruire del bagno gratuito. Alcuni bagnanti, infatti, con atteggiamento altamente opportunistico, hanno l'abitudine di piantare i propri ombrelloni di buon mattino per guadagnare così la posizione migliore. Per alcune ore gli spazi occupati restano senza persone, ma permettono al gruppo di raggiungere la spiaggia nel corso della giornata, avendo riservata la posizione in prima fila. Il fatto si verifica quotidianamente sul tratto di spiaggia libera proprio lì alla Chiaia e una persona stanca di questa storia ha deciso così di segnalare la vicenda a Teleischia. L'occupazione, definita abusiva da chi denuncia il fatto, interessa il tratto di spiaggia che precede la battigia. Sembra che alcune persone raggiungano la spiaggia alle prime ore del mattino per occupare la posizione in prima fila piantando il proprio ombrellone. Successivamente lasciano il luogo per poi tornarci comodamente nelle più calde ed affollate ore della giornata. Ciò tuttavia danneggia coloro che decidono invece di raggiungere la stessa spiaggia per qualche ora di relax, trovandosi costretti ad occupare posti distanti diversi metri dalla riva e oltrepassare così lo sbarramento degli ombrelloni invece che si trovano davanti in prima linea. Si chiede così un maggior controllo a chi è deputato a controllare le aree demaniali in questione. Il Comune di Ischia ha emanato un'ordinanza con la quale vieta l'asciugatura dei panni da balconi, terrazzi e finestre prospicienti la strada nelle abitazioni di Corso Vittoria Colonna, via Roma e nel borgo di Ischia Ponte. La consuetudine di lasciar sciorinare i panni da balconi visibili sulla pubblica via, si legge nell'ordinanza del Comune di Ischia, risulta in contrasto con il decoro dei centri storici di un comune a vocazione turistica. L'ordinanza si prefigge anche di tutelare la incolumità pubblica dal momento che sovente lo sciorinio di acque saponate e detersivi potrebbe rappresentare un pericolo. Previste multe da 25 a 500 euro per chi non rispetterà questo divieto. Ci spostiamo a Casamicciola, dove sono in corso i lavori per la messa in sicurezza di due chiese danneggiate dal terremoto del 21 agosto scorso. Si tratta della chiesa di San Gabriele e quella del Buon Consiglio, che potrebbe riaprire le porte già dal prossimo mese di agosto. È un dato positivo se si riaprono questi luoghi di culto, lo sottolinea Vitale Pitone, che è presidente dell'associazione Protagonisti per l'Isola d'Ischia. Sentiamo. Eppur si muove. Dopo il terremoto del 21 agosto, almeno qualcosa si sta muovendo nelle due chiese della zona della Marina. Si stanno effettuando i lavori per la messa in sicurezza. Pare che qualcuno potrebbe anche riaprire a breve. Vitale Pitone, è un dato positivo? Sicuramente è un dato positivo perché molti fedeli, penso, non aspettavano che questa notizia, in modo tale che giornalmente, come hanno sempre fatto, in modo particolare le persone più anziane si recano nelle chiese per il loro, diciamo, per la loro fede, anche perché siamo stati segnati in modo particolare con il sisma e chi ha risentito molto sono state le persone più anziane, tant'è vero che abbiamo avuto anche diverse, diciamo, perdite di persone che purtroppo ci hanno lasciato, a mio avviso segnati anche da questo dramma che abbiamo vissuto. E purtroppo si sa, quando uno poi si abbandona a se stesso non si riesce più
ad affrontare la vita così in un modo molto normale. Quindi a mio avviso è molto positivo avere la possibilità che tutte le persone, i fedeli in modo particolare, si possano recare presso le chiese e quindi avere quella gioia che hanno sempre avuto negli anni. Sembra di capire che comunque per la chiesa della Maddalena, la chiesa parrocchiale, il problema sia un po' più grande e i tempi siano più vasti, quindi sarà difficile riaprirla a breve. Sì, sicuramente. Io adesso non conosco strutturalmente quali sono le opere a farsi, ma evidentemente hanno fatto una valutazione che impiegherà molto più tempo. Ma se non si fermano e continuano come insomma, la speranza vuole in queste cose, ci si arriva sicuramente a una soluzione concreta che mi auguro che possa valere anche per la ricostruzione a breve termine nell'approvazione di avere anche un commissario per tutta la zona interessata al sisma. Infatti la gente dice un po' in maniera maliziosa: soldi per le chiese sì, invece la ricostruzione delle civili abitazioni non si vede manco da lontano. Ma diciamo che sono dei binari paralleli ma diversi, perché diciamo qui c'entra un po' la sovrintendenza nelle opere che vanno al recupero delle chiese, quindi c'è un canale diverso, ma non è che ci siano delle priorità. Invece la cosa più che noi speriamo tutta la maggior parte dei cittadini è quella di recuperare la propria abitazione, di avere un sussidio per la ricostruzione, di avere delle linee guida certe di come costruire e dove costruire, perché sappiamo benissimo che ci sono state e stanno ancora ultimando delle verifiche sul territorio. Noi anche, posso dire come Presidente dell'Associazione, abbiamo chiesto in molti documenti ma non abbiamo avuto risposta, ma comunque attendiamo sempre con fiducia che ci possano delucidare, diciamo, su quello che si è fatto con queste prove. Andiamo a Procida, il vice sindaco Titta Lubrano con delega all'ambiente esprime solidarietà ai lavoratori dipendenti della società Tecra, che gestisce il servizio di raccolta rifiuti, che da mesi non ricevono lo stipendio. Stanno vivendo, dice il vice sindaco, un momento di difficoltà a causa dei ritardi nei pagamenti delle mensilità di stipendio. In ogni sede ho chiesto all'azienda di procedere con puntualità ad onorare i propri impegni verso i lavoratori. Abbiamo altresì rilevato un contenzioso attinente crediti vantati dall'azienda ma contestati dal comune, in ordine ai quali pende tuttora giudizio innanzi al Tribunale di Napoli. Qualunque contrapposizione che coinvolga il Comune e la Tecra non può avere ripercussioni sulla regolarità dei pagamenti degli stipendi. Quanto, dice il vice sindaco, alle povere speculazioni fatte in questi giorni, resta da dire che si commentano da sole. Ed a Procida fa ancora discutere la nascita di un nuovo gruppo consigliare, frutto della separazione di 3 consiglieri comunali dal gruppo originario della Procida Che Vorrei. Per Sebastiano Cultrera, del coordinamento del PD di Procida, è una situazione complicata. L'iniziativa è comunque frutto dello scollamento della politica. Sentiamo. Sebastiano Cultrera, nel coordinamento del PD di Procida, come vedi questo distinguo, chiamiamolo così, che si è verificato all'interno dell'amministrazione e della maggioranza? La situazione la vedo complicata e meritevole di approfondimenti. In maniera ciclica, praticamente ogni 5 anni sono sempre, dopo la fine del terzo anno si comincia a pensare più al tempo che viene che non al tempo passato. Cioè, voglio dire, si comincia naturalmente a pensare alle elezioni, quindi se pensiamo che fra un anno e 10-11 mesi andremo alle elezioni, 10 mesi dipenderà poi da come decideranno il Ministero degli Interni. Quindi alla fine niente, è una mossa preelettorale, non lo so. Certo che sicuramente tra le motivazioni pubbliche e su questo non si può che essere, diciamo, come devo dire, in buona fede nell'accettare le loro motivazioni. Loro sostengono questi 3 giovani consiglieri che hanno fatto il gruppo autonomo, sostengono che loro sono preoccupati proprio del consenso che l'attuale maggioranza e l'amministrazione ha nel paese e nella capacità poi di dialogo sia interno che esterno che questa amministrazione esprime. Su questo non ci si può che credere, ed è comunque, la si veda, anche se qualcuno pensa che possa essere strumentale questa posizione, è comunque un sintomo di uno scollamento che non è solo della maggioranza ma è in genere della politica a Procida, ma come sappiamo non solo a Procida.
A Procida, sull'ennesimo bando per la nomina del nuovo comandante della Polizia Municipale, interviene il consigliere comunale di opposizione Menico Scala. Nei giorni scorsi, sostiene Scala, una notizia ha spinto non pochi procidani a fare una breve riflessione. Nel comune di Serrara Fontana, al bando di concorso per un posto di responsabile della Polizia Locale, hanno risposto 44 aspiranti. Si dà il caso che nello stesso periodo il comune di Procida per la terza volta abbia riaperto il bando per una posizione analoga, anche se, per quanto è dato sapere, dice Scala, negli oltre 15 mesi di ricerca, sommando i vari bandi, la risposta è stata piuttosto fredda, visto che le candidature pervenute si contano sulle dita di una mano. È evidente che in tanti hanno scartato l'isola di Procida perché l'azienda comunale purtroppo in questi 4 anni ha sempre di più le sembianze di una nave che affonda. Ischia Ponte tornerà ad ospitare domani sera, giovedì 26 luglio, la festa a mare agli scogli di Sant'Anna e anche quest'anno la manifestazione sarà trasmessa in diretta da Tele Ischia. L'86esima edizione dell'evento organizzato dal Comune di Ischia vedrà sfilare 5 barche, quella dell'Isola dei Misteri per Procida, della Proloco di Lacquameno, della Pro Perrone per Casamicciola, del Premio Ischia di Architettura per Ischia ed infine di Fantasy Napoli Arti e Mestieri per Forio. Per l'allestimento scenografico delle barche in gara, i costruttori si sono avvalsi della collaborazione di alcuni tutor allievi dell'Accademia di Belle Arti di Napoli. Sarà una giuria qualificata, presieduta da Sylvain Bellinger, direttore del Museo Real Bosco di Capodimonte, e composta dal gallerista Massimo Ielasi, dagli ex costruttori Luca Mazzella, Antonio Cutaneo e Pasquale Di Massa, dalla illustratrice Monica Hernandez e dalla cantante Cristina Balestrieri, ad assegnare il premio alla barca più bella. Confermati anche gli altri premi, il premio Nerone, Funicello, Andrea Di Massa ed il premio del pubblico. A presentare la serata finale saranno Claudio Iacono ed una serie di straordinari ospiti del mondo dello spettacolo: Gianfranco D'Angelo, Sergio Vastano, Patrizia Pellegrino, Stefano Masciarelli e Tosca D'Aquino. Lo spettacolo sarà impreziosito dalle note di Fiorenza Calogero, Valerio Sgarra e Romolo Bianco, con Angelo Ricci al flauto e Marcello Vitale alla chitarra battente, in un inno alla lunga tradizione partenopea dei grandi classici alla musica popolare napoletana. Ed in occasione della festa di Sant'Anna, il sindaco di Ischia Enzo Ferrandino ha emesso un'ordinanza che vieta la somministrazione e la vendita da asporto in bottiglie, contenitori e bicchieri di vetro per le giornate del 26 e del 27 luglio. Il divieto, imposto per motivi di sicurezza, ha validità presso gli esercizi pubblici, bar, ristoranti, disco pub e discoteche e gli esercizi di vicinato al dettaglio alimentare, nonché presso le attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande situati in località di Ischia Ponte. E per la festa di Sant'Anna è stata emessa un'ordinanza che limita l'accesso e la circolazione ai veicoli ad Ischia Ponte e nelle zone limitrofe per quanto riguarda gli autobus. Per questo motivo la società EAV ha modificato i percorsi delle linee bus C12, C13 e 7. Le linee 8 e 15 invece nel pomeriggio e la sera di giovedì non verranno effettuate. Ed in alternativa a Sant'Anna, in un'altra parte dell'isola, al Teatro Greco dei Giardini della Mortella di Forio, a chiudere brillantemente il cartellone di quest'anno, giovedì sera alle 21, ci sarà un concerto di musica jazz che vedrà esibirsi la Mondaino Young Orchestra, tra le big band più giovani in Europa. Ed ora, come sempre, spazio al meteo. Vediamo che tempo farà sulla nostra regione nella giornata di Sant'Anna. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, soleggiato, ma con poche nubi sparse. Bene, chiudiamo qui questa edizione del nostro telegiornale. Dunque, in attesa di collegarci in diretta domani sera, tra 24 ore e giovedì sera, per vedere la 86esima edizione della Festa a Mare di Sant'Anna, vi lascio invece alle immagini della festa dell'anno scorso, del 2017. Noi ci rivediamo comunque all'edizione delle 14. Arrivederci.